Carlo Mentasti, si festeggia una grande vittoria contro l'Atletico Uri che aveva sempre vinto. Cosa si può dire? Si riaprono i discorsi per il primo posto? Diciamo che, come ho detto a qualche tuo collega, finché la matematica non ci condanna, noi daremo il massimo per cercare di raggiungere il massimo risultato. Ovviamente oggi è andata bene, devo ringraziare i ragazzi perché la verità sono dei ragazzi eccezionali. Io sono ragazzi che sono da con noi dalla prima, dalla promozione, con l'eccellenza, sono dei ragazzi eccezionali e il merito è tutto loro. Noi come città ci siamo, ma il merito è loro, non mollano mai. E oggi la dimostrazione, a meno 9 forse molti avrebbero mollato anche sull'1-1, invece i ragazzi ci hanno creduto. Siamo a meno 6, finché, ripeto, finché la matematica non ci condanna, noi lotteremo per portare in pensiero l'Uri. Ovviamente faccio i complimenti all'Atletico, all'Atletico Società, all'Atletico Squadra, perché sono una bellissima squadra. Avete battuto la grande squadra, no? Sì, sì, ripeto, ma non sono una bellissima realtà sia a livello societario che a livello calcistico. Una giornata perfetta, soltanto che mancava il pubblico, no? Non si è potuto aprire l'impianto. Peccato, perché oggi sarebbe stata una gran bella giornata dal punto di vista sportivo, perché comunque era una partita bellissima. Purtroppo per 6 ore, 8 ore, vabbè, queste sono le regole. Purtroppo dovrebbero piangere più i ristoratori, i bar e i tanti che hanno subito gli effetti di questa pandemia. Quindi non mi va di piangere di più, però sicuramente oggi meritava una gran bella cornice di pubblico questa partita. 6 punti, ma dove li avete persi? Perché poi siete a livello dell'Atletico Uri. Il calcio è questo, voglio dire, io penso che non li abbiamo persi da nessuna parte, perché comunque abbiamo perso l'andata con l'Atletico Uri su un calcio piazzato, però onestamente vi dico che forse ai punti l'Uri meritava quella partita. Abbiamo pareggiato al Porto Rotondo, e onore al Porto Rotondo che ha fatto una bellissima partita e abbiamo pareggiato lì. Però detto questo, noi secondo me non abbiamo perso tanto, è l'Uri che è una grandissima squadra. Avete poco tempo per festeggiare perché mercoledì si ritorna in campo, adesso si gioca ogni 3 giorni fino alla fine. E niente, voi ci siete intanto. Noi ce la giocheremo, cercheremo di tenere vivo il campionato fino alla fine. Comunque andrà, ripeto, farò i complimenti ai ragazzi perché è un gruppo spettacolo, è un gruppo bellissimo, un gruppo di uomini, prima che di calciatori, e in questo mondo non è facile trovarli. Pensate di aver incrinato qualche certezza dell'Uri con questa gara? Devo risponderti speriamo. No, lo so, sono una bella squadra, un'ottima squadra, ripeto, società, allenatore, squadra, quindi non lo so. Grande, noi ci giocheremo, grande, noi ce la fare, noi ci proveremo fino alla fine, con tanto rispetto verso l'Atletico. Comunque vada, ho un grande gruppo, grandi giocatori dall'inizio, nella pausa e quando avete ripreso. No, ripeto, ma questo è un gruppo, molti di questi ragazzi sono di uomini, perché voi li definite uomini, sono con noi dalla prima categoria. Ogni anno si sono aggiunti degli elementi che si sono integrati alla grande del gruppo e hanno appreso la grande qual è lo spirito dell'Ossese, che è questo, quello che avete visto voi, che avete visto oggi in campo. Quindi niente, ringrazio loro, non devo fare altro che ringraziare loro. Grazie presidente, niente, avete riaperto questo fine di... l'avete sicuramente reso più interessante e più avvincente, complimenti. Speriamo bene, grazie. Ciao a tutti.